gemellaggio fortissimo che c'è con il Torino fa sì che si possano appunto fare tutta una serie di attività, non solo di commemorazione proprio di questa unione anche con il Torino e di altri eventi Granata, e tant'è che è stata chiamata appunto Giornata dell'Orgoglio Viola e Granata, ma anche per motivi benefici, perché poi comunque la partita che si disputerà dopo la gara delle tre è una partita che il cui incasso verrà poi devoluto alla Fondazione Borgonovo, di cui abbiamo qui la presidentessa, che è figlia di Stefano, Alessandra, e che quindi si conclude nella degna maniera la giornata proprio con questa partita divertente e una raccolta di fondi che verrà fatta sugli spalti del Franchi. In pregara appunto in mattinata visita delle delegazioni del Museo Fiorentina e Museo Grande Torino al cimitero dell'Antella per rendere onore alla tomba di Romeo Menti. Alle 14 sfilata in campo, ecco, quindi qui poi andiamo al Franchi, degli ex calciatori, gonfaloni dei musei Fiorentina, bandierai degli Uffizi e striscione ricordo della tragedia di Superga. Dopo la gara, speriamo con il sorriso sulle labbra, partita tra Gloria e Viola, associazione di ex calciatori tra cui Chiarugi, Amoruso, Desolati, Galpiati, Riganò, e Florence Football Club 1898, la più antica squadra di Firenze, guidata da Mondonico e composta da Renzi, Endel, Monti, Vallesi e altri. Vi assicuro che c'è tutto uno schieramento di misericordie ai lati per far sì che coloro che giocano al calcio siano assistiti, perché insomma, se poi dopo il nostro sindaco con tutto quello che fa durante la settimana riesce anche a fare 90 minuti, veramente lo facciamo Presidente della Repubblica. Allora, l'ingresso sarà riservato agli spettatori di Fiorentina Torino e le offerte raccolte appunto durante la partita andranno alla Fondazione Borgonovo. Un'operazione di memoria, legata alla memoria, non facciano altro che sottolineare, se ancora non fosse chiaro a tutti, quelli che sono i principi di questa società e di tutte le sue espressioni, tra le quali anche quella della Fondazione del Museo, che è diciamo la parte, il braccio culturale. Ma anche l'ostinazione nel volere, ove possibile, quando possibile, compiere atti benefici, solidaristici verso i soggetti meritevoli. Uno di questi naturalmente è la Fondazione Borgonovo, perché come dire, non solo per un vincolo di amore legato all'amore di Stefano per la maglia viola, che è naturalmente qualcosa di significativo, ma perché la Fondazione Borgonovo veramente si spende in maniera intera, completa, per la lotta alle malattie neurodegenerative, non solo la SLA. Come ha detto Andrea poco fa, sì, la ricerca. La Fondazione Borgonovo ha in parte finanziato una sperimentazione del professor Angelo Vescovi che prevede la somministrazione di cellule staminali neurali a 18 pazienti affetti da SLA, divisa in tre tranche, 6 pazienti per ogni tranche. La prima è cominciata all'incirca un anno fa e non sono stati riscontrati effetti negativi. Altre informazioni a riguardo si verranno a sapere alla fine generale della sperimentazione. Fra poco inizierà la seconda tranche, quindi i prossimi 6 pazienti, e fra un anno e mezzo o due avrà termine questa sperimentazione e allora saranno resi pubblici, pubblicati su riviste specialistiche, i risultati ottenuti. Fino adesso quello che si sa è che non ci sono stati effetti negativi. Riguardo sempre alla Fondazione, c'è in programma una ricerca epidemiologica in collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Milano e con l'ospedale di Novara, una ricerca appunto epidemiologica per trovare eventuali connessioni fra sport e SLA, perché si è notato che le incidenze nelle persone, negli atleti, non soltanto a livello agonistico ma anche a livello un pochino dilettantistico, sono alte, e quindi questo potrebbe portare a eventuali sviluppi, ma come ripeto è ancora una ricerca in fase progettuale, non è ancora iniziata.
E devo dire che su questo fronte la nostra squadra fiorentina, la società che la rappresenta, naturalmente dimostra ogni giorno una grandissima sensibilità, e io scopro ogni giorno nuovi impegni che la società prende in favore delle politiche sociali o delle politiche, in questo caso, della ricerca sul fronte sanitario. Credo che questo sia la dimostrazione più bella del fatto che Firenze esprime non soltanto una squadra di calcio, ma una società che vuole bene a Firenze in tutti i sensi, quindi non solo all'aspetto sportivo, ma anche alla città, con il rifacimento dello stadio, con l'investimento che stanno facendo sullo stadio e con tutte queste iniziative collaterali che non sarebbero obbligati a fare, ma che fanno, lo fanno spontaneamente, lo fanno volentieri e lo fanno con sempre maggiore impegno.